Buon pomeriggio a tutti, stavolta il tema lo vedete qui sotto, esame di maturità, istruzioni per l'uso, perché come sappiamo, insomma, quest'anno l'esame di maturità sarà particolarmente diverso rispetto agli anni passati, quindi abbiamo deciso di fare una puntata speciale di questi incontri pomeridiani che stiamo facendo in questo periodo. Il giovedì pomeriggio alle ore 17 sul canale YouTube del Cattaneo e poi in differita su tutti gli altri social, sempre gestiti dalla scuola, un incontro per parlare come si svolge questo esame e anche per chiarire gli eventuali dubbi che gli studenti o i docenti stessi, insomma, possono avere, di fronte, insomma, a questa modalità che per causa, diciamo, dell'emergenza coronavirus, quindi è stato deciso in corso d'opera, non è stata una decisione che veniva chiaramente all'inizio dell'anno, si è deciso appunto di fare una maturità in maniera diversa. Allora, oggi sarà un incontro diverso dagli altri, in quanto non sarò io a condurlo, ma abbiamo avuto la piacevole collaborazione con il quotidiano Corius.it, che ci ha supportato in questa trasmissione, essendo, diciamo, di pubblico interesse, perché non parliamo solo a nome del Cattaneo, parliamo a nome anche tutte le scuole italiane, comunque del territorio, hanno questa necessità, insomma, di fare la maturità in maniera diversa. E abbiamo stavolta un ospite davvero speciale che intanto introduco, il professor Alessandro Frosini, dirigente scolastico Buonasera. dell'IFI Cattaneo, stavolta Buonasera. dalla sua abitazione e non dal suo ufficio. Infatti non vediamo lo stendardo del Cattaneo, ma infatti. E poi abbiamo, come? La differenza è quella che non c'è lo standard, quindi sono a casa mia. Certo. Sì, esatto, con la sua libreria. E qui abbiamo il giornalista Giovanni Mennillo di Cunios.it, che ci lo ringraziamo per la partecipazione e che Grazie a appunto voi ci per che l'invito. condurrà questa trasmissione nel corso della quale potete appunto fare come le altre volte, insomma, la modalità ormai è diventata consolidata, fare domande attraverso la live chat del video che trovate su YouTube. Io vi lascio la parola, libero poi magari di intervenire qualora ci fossero delle necessità. Buona discussione a tutti. Grazie. Grazie. Bene, istruzioni per l'uso sull'esame di Stato. L'emergenza Covid-19 è stata sicuramente un'emergenza in primis, un'emergenza sanitaria, un'emergenza economica, ma in un certo senso è anche un'emergenza educativa, nel senso che l'intero sistema educativo è stato in qualche modo così sommerso da quest'ondata e con i contraccolpi che tutti conoscono. Diciamo, le distanze sociali in una scuola è difficile mantenerle e sono degli assembramenti di persone, quindi si sono dovute chiudere. A memoria storica, solo negli anni della guerra, nel 43-45, e solo quando effettivamente c'erano situazioni di guerra, i militari che stavano, o i bombardamenti o il fronte che saliva, le scuole sono state chiuse e non si è potuto fare degli esami. Ecco, quindi siamo in una situazione storica nuova, una situazione storica straordinaria. Ecco, partiamo quindi dalla domanda che si chiedono un po' tutti, istruzioni per l'uso, sull'esame di Stato. Ecco, come quest'anno sarà svolto l'esame di Stato e in che modalità? Ma allora, brevissima premessa, più burocratica possibile. L'esame di Stato è regolato a due livelli. Diciamo, la cornice generale è quella del decreto ministeriale che non viene nemmeno emanato ogni anno perché viene considerato valido finché non si cambia. Poi c'è un'ordinanza ministeriale che invece fornisce i dettagli, diciamo, delle prove. E che viene emanata ogni anno, anche se spesso è la fotocopia di quella dell'anno precedente. Naturalmente quest'anno è tutto diverso. Il decreto è diverso ed è uscito da aprile, e l'ordinanza sarà diversa e l'ordinanza la conosciamo solo in bozza, cioè abbiamo semplicemente una bozza che il Ministero ha inviato al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il visto finale prima della pubblicazione ufficiale. Quindi alcune cose le sappiamo con certezza, derivano dal decreto di aprile. Altre cose le presumiamo dalla bozza. Io credo che ormai la bozza sia pressoché definitiva, sarà l'ufficiale, ma insomma, diciamo, per correttezza dico queste cose.
Cosa sappiamo di sicuro? Cosa sapevamo già da aprile di sicuro? Che le commissioni sarebbero state interne, e questa è una grossa novità. Prima le commissioni erano mezze esterne e mezze interne, ora ci saranno tutti e sei i commissari interni, che solo il presidente sarà esterno, uno per ogni commissione, e ogni commissione è fatta di due classi, e sappiamo anche che sarà le prove consisteranno soltanto tale, perché già nel decreto di aprile si diceva che se non si fosse ritornati a scuola entro il 18 maggio, la prova sarebbe consistita soltanto in un orale. Siccome non rientriamo troppo prima del 18 maggio, che è lunedì, sarà un orale. Questo è sicuro ed era già certo ormai da tempo. Poi sappiamo che sta in presenza, il Ministero ha lavorato per questo, devo dire, anche con determinazione, perché l'orale sia, se l'orale sia una prova, si è intensa, su questo ci sono pareri diversi, io personalmente ho un parere positivo. Quindi insomma gli studenti saranno presenti fisicamente. Esatto, poi una serie di cose le definirà, le sta definendo l'ordinanza, sostanzialmente all'ordinanza toccherà stabilire quanto varrà l'orale, su quale programma si svolgerà, come sarà lo svolgimento dell'orale stesso. Magari possiamo approfondire questi aspetti, se lei è d'accordo, comunque, qualunque sì, esatto. Aspetto. Appunto, riassumiamo anche per chi sta ascoltando. Quindi, commissione solo interna, solo il presidente sarà esterno, esatto. Gli studenti saranno presenti fisicamente e si terrà solo un orale. Ecco, questa è la grande differenza rispetto all'esame di maturità classico. Solitamente siamo abituati alla prima, seconda, terza prova. Le chiedo quindi, da un punto di vista tecnico, al momento cosa si sa di questo esame orale? Quali materie, chi deciderà le materie che si faranno? Allora, i ragazzi sanno già quali commissari sono stati designati, perché i consigli di classe si sono già riuniti e hanno già indicato quali sono i commissari interni fra i loro professori, perché una classe ha di solito 7-8 materie, no? Se ne doveva scegliere 6 e altrettanti commissari interni faranno parte delle due sottocommissioni dell'unica commissione presieduta dal presidente esterno. Quindi i ragazzi sanno già quali sono le materie rappresentate, diciamo così, all'interno della commissione. Sanno appunto che sarà l'orale. Una precisazione solo, se mi permette, sulla presenza. È chiaro che dovremo fare di tutto perché sia una presenza in sicurezza e stiamo anche lì aspettando le linee guida del Ministero per sapere quali accorgimenti dovremo fare, perché sia appunto una presenza in sicurezza, le norme di distanziamento sociale, la pulizia, i locali areati, eccetera, eccetera. Io personalmente penso che sia positiva la presenza, perché, guardi, mi è capitato di partecipare a riunioni con i ragazzi di varie classi del Cattaneo e tutti, ma devo dire tutti, volevano l'esame in presenza. Che l'idea di fare una roba dietro uno schermo sembrava loro non essere nemmeno un esame. Quindi io personalmente, non tutti i miei colleghi la pensano così, ci sono anche pareri discordi fra di noi, io sono convinto che una prova importante come questa sia necessaria la presenza e proprio il fatto che i ragazzi la percepiscano vera, se è in presenza, credo che sia un argomento importante, per rispetto a loro, per rispetto al lavoro che hanno fatto in questi 5 anni. Tornando all'orale. E innanzitutto sarà un orale cadenzato in 5 parti ben distinte. Ci sarà una prima parte che riguarderà la materia, chiamiamola, o le materie ex seconda prova. Diciamo, si partirà da quelle che dovevano essere le materie della seconda prova. Dico al plurale perché già dall'anno scorso le materie della seconda prova erano in molti indirizzi 2. Non una sua prova monodisciplinare, ma pluridisciplinare. Quindi si partirà dalle materie della ex seconda prova. Entro il pugno,
i ragazzi riceveranno un argomento fatto loro dagli insegnanti delle materie dell'ex seconda prova e avranno 13 giorni di tempo per costruire un elaborato. Lo dovranno inviare entro il 13 giugno, cioè 2 giorni prima dell'insediamento delle commissioni, e la discussione di quell'elaborato sarà il punto di partenza dell'orario. Una novità assoluta, devo dire, perché pochi anche se l'aspettavano, e questo forse è l'elemento più innovativo, diciamo così, di questo orario, no? In pratica non ci sarà la seconda prova, ma si discuterà un elaborato della seconda prova, fatto dai ragazzi a casa e poi corretto e commentato insieme all'insegnante. Diciamo Poi di si prosegue. azienda, questo elaborato, ci sono delle disposizioni sull'elaborato, a livello di grandezza, di... No, ora se ci saranno poi ulteriori precisazioni, non lo so. Nella bozza di ordinanza si parla genericamente di un elaborato il cui argomento dovrà essere conosciuto dai ragazzi in maniera da poterlo preparare e inviare prima dell'esame. Quindi poi se ci saranno, ripeto, precisazioni, questo lo vedremo, ma questo forse è l'aspetto più davvero innovativo, insomma, no? Anche necessitato dal fatto che mancando la seconda prova, ed essendo la seconda prova quella caratterizzante l'indirizzo, si è voluto in qualche modo recuperare questa, diciamo così, rilevanza delle materie. Poi si passerà alla lettura e al commento di un breve testo di letteratura. Praticamente anche qui questa seconda parte farà un po' i veci della prima prova. La prima prova di solito, anzi non di solito, è l'italiano e uno dei temi che vengono dati è un tema di commento del testo. In questo caso il commento del testo si farà, come dire, in diretta, proposto dall'insegnante di italiano, breve, si dice, perché ovviamente può essere un romanzo, cioè sia un testo ragionevolmente breve, sarà il commento. Poi si passerà a una terza E questo, fase. scusi professore, Prego. non sarà No. conosciuto dallo studente. Ok. Bisogna fare una premessa. Il programma d'esame è definito da quello che noi chiamiamo in gergo il documento del quindicaggio, in realtà si chiama documento del consiglio di classe. Ed è un documento che elabora appunto il consiglio di classe, lo pubblica subito dopo l'approvazione, e quello è il programma dell'esame. Questo rimane come regola generale, cioè non si può derogare da quello che è il programma ufficiale. No? Cioè non si possono fare domande, non si possono affrontare argomenti, non si possono introdurre testi che non siano previsti nel documento del 15 maggio. La novità di quest'anno è che il documento del 15 maggio diventa il documento del 30 maggio. Perché essendo l'ordinanza neanche arrivata praticamente il 15 maggio, ci sono 15 giorni in più per lavorare. Quindi il testo a cui faccio riferimento dovrà essere uno di quelli chiaramente indicati nel documento del Consiglio di classe. Non si potrà inventare niente, e in quel documento dovranno essere riportati solo testi che si siano effettivamente trattati durante l'anno. Cioè non è che uno si può inventare. So, di fare riferimento a un'opera letteraria che non si è mai trattata. Ecco, quindi la Quindi seconda parte sarà. Ah. anche più corto rispetto a quello che normalmente si avrebbe in un esame di Stato o no? Cioè il programma è stato in qualche modo tagliato o meno, no? Ma senta. Io devo dire che gli insegnanti hanno fatto il possibile per, diciamo così, per tagliare il possibile. Certamente qualcosa si è sacrificato in termini di contenuti. Quindi diciamo che ragionevolmente il documento conterrà cose in meno di quello che avrebbe contenuto nel caso in cui, no, si fosse fatto un anno normale, questo fosse stato un anno normale. Però insomma, al di là di quello che si è fatto, insomma, solo su quello dovrebbe essere l'esame, no? E quindi, seconda parte sulla letteratura. Poi si procede con quello che è il commento del cosiddetto materiale. Allora, non so se lei si ricorda l'anno scorso la polemica sulle buste, non so se la ricorda o se, no, se la ricordano coloro che ci ascoltano. No, ci fu tutta questa discussione sulle buste. Le buste cosa contenevano? Contenevano quel che si chiamava genericamente un materiale. Poteva essere
un bel testo di 2 o 3 righe, poteva essere un disegno, una fotografia, addirittura una parola, che era lo spunto per cominciare un colloquio, no? Allora, in pratica, le buste vengono recuperate senza buste, nel senso che quella parola, quel testo, quella fotografia proposta direttamente al candidato, e quello sarà lo spunto per iniziare la terza parte del colloquio, quella più propriamente interdisciplinare, diciamo così. E poi alla fine, come se non bastasse, il candidato dovrà presentare un breve elaborato, o un PowerPoint, o un prodotto multimediale sulla sua esperienza di alternanza scuola-lavoro. Ora si chiama più alternanza scuola-lavoro, si chiama PCTO, insomma, lo splittage, l'alternanza. E infine, finalmente, un accenno, uno spunto su cittadinanza e Costituzione, cioè quella materia trasversale che riguarda i doveri del cittadino e la conoscenza della nostra Costituzione. Quindi 5 parti. Sempre orale, l'ultima parte, la quinta, sempre orale, quindi domande da parte. Diciamo che tutte queste 5 parti dovranno essere, diciamo così, trattate, affrontate durante il colloquio, che deve durare un'ora. C'è scritto che in linea di massima non si può andare oltre. Quindi un orale molto cadenzato rispetto al passato. Era interessante che detta così viene una domanda spontanea, che è: quanto durerà questo esame? Una domanda ultima, e la risposta è semplice: nell'ordinanza si fa riferimento a 60 minuti, ma ovviamente in tutti i testi legislativi non si dice deve durare 5 minuti, dovrà in linea di massima non superare i 60 minuti. Ed è dura, perché ci deve stare tanta roba dentro, come si può capire. Diciamo che la sensazione è quella che si sia cercato di trasformare anche le prove scritte in orale, comunque avere una trasformazione dal test, dalla prova scritta comunque all'orale. Io, anche in virtù di questa trasformazione di metodo, le chiedo anche, l'esame di Stato è un rito di passaggio importante per gli studenti, è il rito di passaggio sia verso che si vada verso il lavoro che si vada verso l'istruzione universitaria. Queste modalità rischiano di stravolgere l'importanza di questo rito di passaggio, o comunque ritiene che, così com'è, quest'orale possa compensare, anche se con modalità diverse, quello che era l'esame di Stato nel 2018-19? Ma senta, forse a questa domanda si potrà rispondere solo dopo averlo fatto, perché a priori è abbastanza difficile rispondere. Mi sentirei di dire che si sta cercando di fare l'indispensabile proprio per non sprecare questo rito di passaggio, come l'ha definito lei. Io mi rendo conto che nella situazione presente molto più di questo non si poteva fare. Si immagini lei cosa voleva dire far venire contemporaneamente, per esempio, al Cattaneo 160 ragazzi a fare una prova scritta. Non avremmo avuto i locali, non avremmo avuto il distanziamento, sarebbe stato impossibile. Già l'orale ci metta un po' alla prova, ma insomma l'orale si può gestire, sono 6 persone, qui il presidente 7, candidato 8, dobbiamo metterci 2 testimoni perché l'orale è pubblico, con 10 persone alla volta. È un conto, 160 ragazzi che contemporaneamente fanno uno scritto era pressoché insostenibile, non si poteva fare altrimenti, secondo me, ragionevolmente. Diciamo che si è cercato di salvare il salvabile. Quanto ci saremo riusciti, quanto tutti ci saremo riusciti, vediamo dopo. A livello di istituto siete riusciti, cioè avete già predisposto quelle che saranno le misure, o aspettate comunque le disposizioni del governo, o comunque avete un'idea di come gestire questa mole di studenti, o è complicato? Ma un po' di problemi ci sono. Abbiamo ancora un mese di tempo per organizzarci, perché una cosa che va detta è che sono state confermate le date, quindi le prove inizieranno il 17 giugno.
Le commissioni si riuniranno il 15 per la riunione preliminare, giorno prima come sempre, e al posto della prima prova che era programmata per il 15, per il 17, si partirà direttamente con gli orari. Quindi abbiamo un po' di tempo. Dovremmo scegliere dei locali abbastanza grandi dove fare l'orale, che si possano areare, dove si possa tenere una distanza di sicurezza fra dei commissari fra loro e del candidato. Dovremmo definire anche dei passaggi, cioè dei corridoi, delle corsie, diciamo così, in maniera che la commissione sia il candidato, il singolo candidato, siano in qualche modo protetti, diciamo, però pare una situazione gestibile. Non lo sarebbe stato, appunto, come dicevo prima, nel caso di prove scritte. Aspettiamo comunque le indicazioni del Ministero. Su questo, una bozza sulle regole di distanziamento sociale per l'esame di Stato è stata presentata oggi dal Ministero alle organizzazioni sindacali. Quindi siamo abbastanza in là su questo. Mi Certo. scusi, una cosa che forse va detta, me ne stavo dimenticando, importante, sempre nell'ordinanza, è il valore in punteggio dell'orale. Cioè, lì c'era un problema, no? Cioè, il punteggio complessivo è 100. Generalmente funzionava così: 40 punti, uno se li prendeva con la somma dei crediti del terzo, quarto e quinto anno, a cui si aggiungevano 20 punti per ogni prova. Ora è evidente che se io elimino le prime due prove e rimane solo l'orale, mi veniva fuori un orale che valeva 60 punti, 60 più 40, 100. Ora, su questo invece si è trovata un'altra soluzione, cioè si è abbassato il valore teorico dell'orale a 40, che comunque è il doppio di quello dell'orale normale, che era 20, e si alzerà il punteggio del curriculum, si dice così, cioè somma debiti, viceversa da 40 a 60, il che vorrà dire che in sede di scrutinio finale le commissioni dovranno regolare i crediti della terza e della quarta e attribuire un punteggio più alto, fino a 22 punti, per il quinto anno. Anche questa è una novità. È una novità importante. Diciamo che Ci viene dà più. tenuto, terrà anche molto più di conto di quella che è il percorso scolastico dello studente. Esattamente. Esattamente. Questo andava detto perché è un No, è molto passaggio importante. importante. Anche questo riguarda l'ordinanza, insomma. Ok. Senta, passiamo a un argomento che è, diciamo, vicino, legato a questo, ma che riguarda un po' forse una platea più ampia di studenti, che è il passaggio alla classe successiva, l'ammissione o meno. Anche oggi il ministro ha ripetuto che non ci sono sei politici, che diciamo qualcuno potrà bocciare. Lei qual è diciamo, la sua opinione in merito e effettivamente cosa prevede l'ammissione o la bocciatura degli studenti quest'anno? Cioè come viene effettivamente poi Certo. fatta. Ma anche qui facciamo la premessa di prima. L'ordinanza del Ministero si conosce nella bozza, ma non è ancora definitiva. In questo caso, a differenza che l'esame dato sia più cauto, perché cambiamenti ci potrebbero essere. Mentre vedo difficile uno stravolgimento dello schema di cui dicevo prima, in questo caso ci possono essere degli aggiustamenti anche all'ultimo. Quindi solo quando avremo non la bozza, ma l'ordinanza definitiva, ogni collegio si riunirà, farà le sue valutazioni e a sua volta c'erano le linee di condotta per lo scrutinio finale. In linea di massima è chiaro che la novità più grossa qual è? È che si può essere promosso anche avendo delle insufficienze. D'accordo? Cioè, fino all'altro anno la regola era se hai un'insufficienza, viene ammesso, tutta più viene sospeso e fa prova di recupero alla fine di agosto, inizio di settembre, ma comunque non si poteva andare all'anno successivo senza aver recuperato le insufficienze, a priori, diciamo. Quest'anno la novità è che si potrà essere ammessi alla classe successiva anche con delle insufficienze, anche gravi, anche più di una. Non c'è indicato nemmeno un limite.
dell'insufficienza. Da questo punto di vista, le non ammissioni saranno, come ha detto il ministro, ci saranno, non è che non ci saranno, ci saranno, ma saranno residuali in qualche modo. Cioè saranno quei casi in cui effettivamente il ragazzo non ha partecipato o ha partecipato in maniera molto carente alla didattica a distanza e aveva già prima, manifestato delle carenze. Quindi solo in questo caso, cioè, carenze pregresse prima della DAD, assenza di fatto alla DAD, in quel caso si potrà anche non ammettere. Negli altri casi si ammetterà con insufficienza e il problema si sposta l'anno dopo. Quindi dopo che poi dovranno recuperare comunque queste insufficienze? Sì, ora diciamo, io sono abbastanza vecchio da ricordarmi che c'è stato un periodo, una quindicina d'anni fa, in cui si poteva effettivamente essere messi alla classe successiva con i debiti. Erano stati del tutto aboliti gli esami di riparazione e si era messi all'anno successivo con i debiti. I debiti venivano saldati nell'anno scolastico successivo. È andato avanti per qualche anno, poi si è deciso che era troppo complicato e si è rimesso in vigore da qualche anno una sorta di esame di riparazione, non si chiama più così, ma insomma è di fatto così. Ecco, si ritorna un po' a quella roba lì, cioè si potrà essere ammessi dicendo ok, sei in terza, sei in quarta, sei in seconda, hai un 4 da rimediare al matematica. Ti do tempo fino a metà dell'anno prossimo, o in casi particolari, dice l'ordinanza, fino alla fine dell'anno prossimo, se non hai dimostrato che hai recuperato anche quelle carenze, non puoi andare avanti. Ecco, quindi la logica è un po' questa, una sorta di ammissione con riserva, con la riserva appunto di poter recuperare il terreno perduto nell'anno successivo. Questo ci pone un bel problema, perché ovviamente andranno recuperati fatti di recupero, attività individualizzate, insomma, bisognerà lavorarci. E fra l'altro, prego. No, ricordo che io ero proprio, sono stato l'ultimo che aveva ancora quel sistema dei debiti, che però non avevano un esame per poter accedere alla classe successiva, quindi ricordo bene che se avevo dei debiti venivano smaltiti nell'anno con dei corsi, delle attività parallele a quelle dell'anno scolastico con cui venivano superati. Si ritorna un po' a quel sistema. Forse la differenza è che allora c'era un numero massimo di insufficienze. Sì, 3. No, da potersi portare 10, 3 mi pare. Sì, poi dipendeva un po' dalle scuole, ma insomma, un numero limitato. Questa volta l'ordinanza dice una o più. Uno lascia spazio a molte cose, ovviamente. Quindi sarà difficile l'anno prossimo gestirla, però diciamo che ci attrezzeremo. D'altra parte è anche vero che la didattica a distanza ci è capitata fra capo e collo in una situazione d'emergenza, quindi non si poteva non tener conto dell'eccezionalità dell'azione. Ecco. L'importante, in questo senso io interpreto anche il discorso del ministro quando parla di sei politico. Secondo me, di non sei politico, diciamo. La interpreto nel senso di dire che al di là di chi passa o chi boccia, l'importante è che non ci sia un appiattimento delle valutazioni. Cioè che chi si è impegnato durante l'anno, prima e dopo l'interruzione, venga valorizzato. Arrivi al 7, all'8, al 9, al 10, cioè non ci sia un appiattimento delle valutazioni. E invece chi se lo merita si porti dietro il fardello del debito da saldare l'anno prossimo. In questo senso credo che il Ministero insista sul fatto di dire non sarà un sei politico, non sarà un sei nel senso che non si attirà tutto. Questo è anche un modo per rispettare in fondo i ragazzi, soprattutto quelli che si sono impegnati di più. No, certo, poi va detta una cosa, che dire si passa anche con dei debiti può sembrare è una scappatoia, è più facile, però questi 2 mesi di tempo di scuola potevano servire allo studente che aveva delle carenze invece per recuperare. Quindi diciamo è un discorso un po' ammezzato, diciamo, dire che non lo studente che aveva 4 così è passato col 6 politico. No, avrebbe potuto in questi 2 mesi recuperare come gli insegnanti cercano di fare con i compiti, con anche compiti aggiuntivi. Ho avuto nella mia esperienza di recuperare quei voti. Senta, proprio su questo punto, ritornando sia all'esame di Stato che all'ammissione,
Allora, è ovvio che il governo, proprio per quello che stavo dicendo prima, ha dovuto fare necessità virtù, nel senso era sbagliato sia ammettere tutti senza problemi, ma era anche sbagliato non ammettere tutti, perché di fatto l'emergenza è piombata dal niente, e quindi ovviamente ha ribaltato tutti i tavoli di qualunque giudizio su ogni studente. Una domanda che però verrà, diciamo, dallo studente medio, che magari è molto meno avvezzo alle discussioni: è più facile o più difficile sia l'esame che l'ammissione? Parlo dell'esame di Stato, naturalmente. Sì. Ma diciamo, il fatto di avere i propri professori anziché una commissione mista, io credo che aiuti, indubbiamente. Se non perché i propri insegnanti sono in grado di valutarti, cioè di capire qual è stato il tuo percorso, quali sono i tuoi limiti, quali sono le tue paure, quali sono le tue ansie. Da questo punto di vista, oggettivamente, un punto a favore dei ragazzi. Sul fatto che sia solo orale, boh, dipende, perché questo dipende molto dal ragazzo. Ci sono dei ragazzi che rendono di più negli iscritti. E quindi una prova orale possono, per esempio, pagare l'emozione, e capacità a volte di esprimersi al meglio in situazioni di stress, eccetera. Altri possono essere favoriti, perché ovviamente vale l'inverso, insomma, vale la capacità di argomentare. Io dico sempre che nell'orale l'ideale sarebbe che il ragazzo fosse in grado lui di condurre, di farsi condurre. Cioè, il segreto è, devi essere te che conduci, no? Cioè, porti te, tuoi interlocutori, cioè commissari, dove vuoi, cioè quegli argomenti in cui ti senti più forte. Il problema è quando ti portano gli altri, magari in territori poco conosciuti. Quindi, diciamo, più tranquillizzante per il fatto di avere i propri professori. Dipende dalle caratteristiche del ragazzo il fatto di essere orale anziché scritto. Anche se io devo dire una cosa, se posso dire un'esperienza personale, perché anche qui non è la prima volta che si fanno che ci sono solo le commissioni interne. Per 4 anni, dal 2003 al 2007, le commissioni sono state tutte interne. Un esperimento fatto per 4 anni e poi abbandonato, quando si ritornò alla commissione mista. Io mi ricordo di aver fatto sia il commissario sia il presidente con le commissioni tutte interne. E comunque è una prova seria. Anche se hai davanti solo i tuoi insegnanti, è una prova seria, è qualcosa che comunque ti mette alla prova. Quindi non è una passeggiata nemmeno in quel caso. Sicuramente sono persone che hanno più possibilità di valutarti. Certo. Dato che questo incontro virtuale si chiama appunto Istruzioni per l'uso, è fatto soprattutto per sciogliere ogni dubbio di chi ci sta guardando. Stanno arrivando alcune domande e gliele digiro, così anche da poter in qualche modo coinvolgere le persone, che ricordo, qualora vogliono sciogliere dei dubbi, vogliono delle informazioni, possono scriverci e le commentiamo volentieri, le rispondiamo volentieri. Allora, tra i commenti questo: il 15 giugno avverrà anche il sorteggio della classe e della lettera? Sì, la risposta è sì. Prima c'era un rito, che era quello di estrarre la lettera. Dicevo, c'era... Sì, sì, io sento... Un problema di... No, ma... Sì, sì, ho letto. Quindi confermiamo che il sorteggio avverrà nelle solite modalità. Sì, prima c'era un rito, diciamo, che il sorteggio della lettera, del colloquio orale, si faceva durante la prima prova, davanti ai ragazzi. Quest'anno non sarà possibile, si farà in sede di riunione preliminare della commissione, e in quella sede si estrarrà la classe che sia prima, fra le due della commissione, e la lettera. Aspetti, per ciascuno. Devo un attimo uscire dalla chat perché non la sento, quindi dobbiamo un attimo... Sì, prego. Aspetti, esco e rientro. Intanto, se vuole, può commentare quest'altro commento. Il testo commentato all'inizio dell'esame deve essere esclusivamente letterario o può essere anche non letterario?
Nella seconda parte del colloquio si parla di un testo letterario. L'ordinanza si parla di testo letterario. Quindi la risposta credo sia abbastanza secca anche in questo caso, nel senso che non deve essere un testo letterario fra quelli trattati durante l'anno e quindi contenuto nel documento del 15 del 30 maggio, ora si potrebbe dire. Rientro io un attimo in studio perché vedo il collega Mennillo era fuori, era uscito, ma vedo se... Ci sei, Giovanni? Ecco, sono a recuperare Giovanni. Un problema alla linea. Sì, c'era un'altra domanda e ho provato a rispondere. Quello sul testo del finale. Credo che si sia ascoltato. Sì, al momento vi confermo. Perfetto, domande, Daniele, se ci sono altre domande, Daniele, le domande al momento erano due, appunto, quella della Mariella Esopo Scaliso e quella della professoressa Grazia Campinotti. Al momento ci sono moltissime saluti, se dovessi fare vedere i saluti che sono arrivati, sono veramente tantissimi. Come tra l'altro sono anche molte le persone che sono collegate, abbiamo avuto dei buoni riscontri, questo ve lo posso dire, segno che comunque l'argomento è di interesse. Giovanni, dimmi pure se ci sono... Altre domande. Ricollegandomi proprio al fatto che ci sono delle professoresse, professori che ci stanno ascoltando, le chiedo, ecco, da un punto di vista degli insegnanti, come sono state prese queste misure, come sono state accolte queste misure da parte del governo? Da parte degli insegnanti, cioè le misure del governo da parte degli insegnanti. Sì, come partono, diciamo. Sì, sì. Ma io penso che tutto sommato questo tipo di esame non abbia creato particolari problemi agli insegnanti. Ripeto, si consapevoli della eccezionalità della situazione. Come dicevo prima, ci rendiamo conto che le tre prove erano improponibili. L'orale è una soluzione seria, solo orale. Mi pare di poter dire che gli insegnanti si stanno predisponendo a questa prova anche con serenità, insomma, cercando anche di volgere al meglio una situazione così delicata. Direi che non ci sono state reazioni particolarmente negative. C'è una preoccupazione ovviamente su come riuscire a condurlo, questo colloquio, preoccupazione in senso positivo, cioè sforzo per cercare di renderlo il migliore possibile, però devo dire che non ci sono state, mi pare, contestazioni nel merito delle scelte. Ecco. La questione della presenza è ancora una questione un po' da verificare, perché effettivamente molti prendono in primo piano la necessità di garantire la sicurezza. Ma c'è questa preoccupazione. Molti insegnanti sono più giovanissimi, parliamoci chiaro, io il primo che farò il presidente, quindi per noi è particolarmente importante che le misure di sicurezza siano adeguate. Certo, credo forse la preoccupazione più importante è questa, in questo momento. Senta, una domanda un po' che può sembrare un po' strana, dagli insegnanti agli studenti. Ritiene che questa interruzione improvvisa dei programmi possa creare, diciamo, un deficit di educazione in questa generazione che ora è a scuola e che si è visto interrompere questi programmi, e se riuscirà il sistema, gli insegnanti, a recuperare effettivamente diciamo, quali sono le prospettive future su poi la qualità dell'insegnamento che questi ragazzi hanno ottenuto? Beh, questo è un discorso non semplice. Sì. Molto, sì, no, ma assolutamente legittima come domanda, come riflessione. E anche su questo forse bisognerà fare una valutazione a distanza. Diciamo così, sicuramente questa interruzione è stato un trauma per i ragazzi. In questo caso, in questo senso, stando più che altro ragazzi ai più piccoli. Forse i ragazzi di quinta avevano già gli strumenti per reagire alla situazione. Sto pensando ai ragazzi nostri più piccoli, sto pensando soprattutto ai bimbi, a quelli degli studi comprensivi, se mi permette di allargare il discorso. Per loro probabilmente questa interruzione è stata un po' un shock, un po' un trauma. Credo che bisognerà lavorare per recuperare. Non sto pensando soltanto agli apprendimenti, in senso stretto, le cose che si sanno, ma proprio l'aspetto relazionale. No? La quarantena, il lockdown è stato molto pesante per i bimbi. E la scuola è un punto di riferimento fondamentale.
La scuola ha fatto molto per essere accanto a loro in questo periodo. Soprattutto ai più piccoli è servita proprio come compagnia, ma lo dico in senso buono, in senso profondo del termine, cioè qualcuno che non ti abbandona. Però è evidente che un conto è stare dietro uno schermo e un conto è stare di fronte a una persona che si prende cura di te in maniera diretta. Da questo punto di vista penso che delle conseguenze ci saranno che dovremo recuperare. Se ce la faremo non lo so, bisogna cambiare mentalità. Bisogna capire che è cambiato qualcosa. E noi dobbiamo essere all'altezza di questo cambiamento. Cioè questa non è una parentesi, questo è una svolta che ci impegnerà nei prossimi anni. Se cominciamo a ragionare così, penso che ce la facciamo. Se ragioniamo nel senso di dire, vabbè, ora passa e poi ricominciamo tutto com'era, sbagliamo. E probabilmente falliremo. Certo. Senta, abbiamo una domanda. L'elaborato proposto dai professori della ex seconda prova potrebbe essere anche simile per tutta la classe, magari con dati diversi? Allora, se dovessi dare una risposta in tre parole, direi simile sì, uguale no. Cioè, per come l'ho intesa io, poi anche su questo bisognerà ancora approfondire. Ogni ragazzo ha diritto ad avere un argomento, una prova diversa. Cioè a condurre un elaborato, a costruire un elaborato diverso dagli altri. Quindi non può essere uguale per tutta la classe. Almeno credo che questa sia l'interpretazione che danno un po' tutti. Sicuramente costruire 10 argomenti o 20 o 25, anzi più spesso 25, elaborati diversi con 25 argomenti completamente diversi è pressoché impossibile. Quindi ci saranno, diciamo, degli argomenti simili, ma starà alla capacità professionale del docente, a mio avviso, fare in modo che ci siano quelle differenze che permettono a ciascun ragazzo di fare una prova e un elaborato diverso dai compagni. Okay. È abbastanza impegnativo, devo dire. È abbastanza impegnativo per i docenti. È anche una bella sfida, diciamo, sia per gli insegnanti che per... È una bella sfida. D'altra parte, ascolti, parliamoci chiaro, anche sulla storia che si diceva prima di quelli che si porteranno dietro l'insufficienza, no? L'anno prossimo, faccio un passo indietro. Nell'ordinanza c'è scritto che per questi ragazzi bisognerà fare un piano di apprendimento individualizzato. Per esperienza so già che nascerà una nuova sigla, il PAI, quindi oltre PAI e oltre PDP faremo anche il PAI. Ora, messo in questi termini fa un po' ridere, è un po' una roba esoterica da detti lavori, ma il concetto invece è importante, cioè noi ci siamo riempiti la bocca in questi anni dicendo che la scuola si deve adeguare ai bisogni formativi del ragazzo, bisogna andare verso l'individualizzazione, verso la personalizzazione. È finita la scuola che pretende di fare le stesse cose a tutti nello stesso modo, perché ognuno è diverso dall'altro. Bene, questa è una grande occasione. L'anno prossimo avremo dei ragazzi che hanno un proprio piano personalizzato e noi sappiamo che a loro bisognerà dare una risposta per fargli recuperare le cose. È una spinta verso la individualizzazione di cui si è tanto parlato. Ecco cosa voglio dire quando dico che noi dobbiamo un po' cambiare la nostra testa. Certo. Perché, ripeto, questa non è una parentesi, questo è un punto di passaggio, un punto di svolta. Certo, se ragioniamo così, recuperiamo. No, sarà un problema. I grandi traumi, sia in questo caso scolastici, ma anche storici, portano sempre, se si sa cogliere l'occasione, a dei miglioramenti e delle evoluzioni. Quindi la storia è fatta di questa progressione, diciamo. Quindi magari potrebbe essere anche un modo per ripensare la scuola. Già, diciamo, l'idea che si inizi anche a pensare a nuove assunzioni, a nuovi investimenti, a un pensiero sulla scuola in generale, può essere appunto ciò che di buono, se così si può dire, anche se è tragico, ci ha lasciato il Covid-19. Sì, la sfida sarà quella. Questo non è solo una cosa che riguarda la scuola, no? Riguarda un po' tutta la società, tutta l'economia, la cultura, quindi inevitabilmente la scuola. Lì bisognerà fare questo tipo di lavoro. Faccio un altro esempio, la didattica a distanza, no? Allora, noi ci siamo visti dall'oggi al domani piombare addosso sta roba.
L'unico modo di continuare era quello di mettersi davanti a un computer e di fare didattica appunto a distanza con gli strumenti che avevamo. Molti insegnanti e il sottoscritto in prima linea non è che sono dei nativi digitali, sono uno abbastanza imbranato col computer. E mi sono dovuto mettere lì a studiare, a capire come si fa, a imparare le videoconferenze. Gli insegnanti hanno imparato a fare delle cose col computer e c'è stata una crescita di competenze. Non è pensabile, che tutta questa competenza si disperda. Sicuramente la didattica a distanza può sostituire la didattica in presenza, perché la scuola è anche relazione, è soprattutto relazione. Quello che tutti noi abbiamo imparato in questo periodo bisognerà metterlo a frutto, cioè bisogna che le cose positive che abbiamo raccolto, i segni positivi che abbiamo raccolto durante la tempesta, li sappiamo seminare quando la tempesta sarà passata. Certo, quella della didattica a distanza è appunto anche un tema molto interessante, perché comunque è anche il futuro da un certo punto di vista, anche se la relazione umana, come diceva, è fondamentale ed è a mio avviso imprescindibile rispetto a una didattica, insomma, non è pensabile la scuola online, ecco. Però certamente, no, quello... certamente certo. È una prospettiva futura quella della didattica a distanza, magari a una didattica parallela a quella del corso normale dell'anno, sono sicuramente spunti su cui riflettere, ecco, non c'è dubbio. Sì, sarà un lavoro di riflessione che dovremo fare tutti insieme, devo dire anche con i ragazzi e le famiglie, perché un'altra cosa che abbiamo scoperto, cioè lo sapevamo, per amor di Dio, ma abbiamo ancora percepito il fatto che avere un rapporto forte con le famiglie è una cosa fondamentale per noi. Lo è stato soprattutto durante la didattica a distanza, quando i ragazzi erano a casa, e quindi era fondamentale anche avere un colloquio con chi era insieme a loro dall'altra parte dello schermo. Quindi anche questo è un insegnamento importante da tenere presente. È una riflessione che dobbiamo fare insieme, tutte le componenti della scuola, non solo l'insegnante o il dirigente. Bene, io direi che abbiamo riempito adeguatamente queste istruzioni per l'uso. Spero che siano state utili anche per gli insegnanti o coloro che ci stanno ascoltando e ci hanno ascoltato. Io ringrazio il preside, ringrazio l'Istituto Cattaneo, grazie a voi, e per aver appunto fatto un po' di chiarezza su questo tema. E ringrazio bene, ringrazio chi ci ha guardato. Arrivederci.